Bene, dovremmo essere in diretta. Dovremmo essere in diretta. Ora poi comincerò, credo, a vedere qualche segno dagli amici che mi confermano del fatto che siamo in diretta. Prendiamo qualche minuto prima di iniziare. Allora, vedo che c'è qualcuno che sta cominciando a collegarsi. Ah, mi sono dimenticato di seguire il consiglio di Enrico Ballantini. Devo mettere la cuffia. Ecco qua. In realtà me ne basta solo mezza perché non ci sono, da parte vostra non ci sono. Fatemi solo sapere se si sente bene la mia voce. Datemi un cenno di questo. Laura, buonasera, buonasera Paola, buonasera Lucia, Anna, Tamburini Torre che è l'artefice di questi nostri incontri, di queste occasioni, di questa Università della Conoscenza, Lux, e Luce sia. Si sente bene? Buonasera Serena, Teresa, Andrea, Nicoletta, Maria. Tutto ok? La voce è un po' bassa, davvero? Ah, c'è chi sente benissimo e chi sente meno. Non so quanto dipenda da me. Si sente bene, si sente bene, si sente bene, si sente bene. Maria Vittoria, c'è qualcosa che devi alzare perché mi sembra che gli altri sentano benissimo addirittura. Roberta si sente benissimo, bene, bene, mi fa piacere che si senta bene. Alzate i vostri, o mettete delle cuffie, delle cuffiette, oppure alzate il vostro, al massimo il volume del vostro computer perché alcuni sentono benissimo, quindi oppure c'è proprio un problema di udito. Spero di no per voi. Allora, riprendiamo la nostra lettura dal libro Dai mondi invisibili. Voi sapete che Dai mondi invisibili è il primo volume di insegnamento del Cerchio Firenze 77.
primo, quello che, dove si inizia questo viaggio per andare alla scoperta delle verità del Cerchio Firenze 77, che poi andando avanti nello studio ci portano a passo passo e ci abituano proprio gradatamente ad entrare dentro la comprensione di una realtà che altrimenti se non ci siamo portati con gradualità non riusciremo proprio a contenerla, perché non si tratta solo di scoprire che c'è una realtà altra, che esistono altre dimensioni di esistenza, via dicendo. Quella è una parte che è già stata molto frequentata, su cui si è scritto molto da tanto tempo. No, non è di questo che si parla. Il Cerchio Firenze 77 tratta tutti questi argomenti, sono la base per partire per un viaggio che va molto, molto più in profondità. Quindi, abbiamo letto, siamo arrivati a pagina 168 del volume dei Mondi Invisibili, tutti i libri di insegnamento del Cerchio Firenze 77 sono tutti quanti pubblicati dalle edizioni mediterranee, quindi li trovate, però le cose che noi leggiamo, questa parte filosofica che noi leggiamo, viene da Nicola Ferrentino, pubblicata sulla pagina Facebook che prende il titolo che si chiama Il Cerchio Firenze 77, una storia vera divenuta leggenda. Su questa pagina qua, lui, come si dice, posta quello che noi leggiamo, quindi c'è anche la parte testuale, la potete recuperare là sopra se non avete il libro. Bene, vediamo un po' qua, nel frattempo si sono aggiunti anche tanti altri amici, moltissimi, Lorenza Calegaro, tanto che non la vedo, un caro saluto, Angela, Valeria Alberti, Lina, Paolo e quanti, Teresa. Teresa, mi spiace che vedi sgranato. Caterina, Loredana, Marina, insomma, tanti amici. Bene, bene. Allora, riprendiamo la lettura. Noi siamo arrivati in un punto in cui abbiamo cominciato ad affrontare il tema dell'errore, del peccato e del dolore. Come vi ho detto altre volte, è molto importante comprendere bene soprattutto la terminologia che viene usata dai maestri, cioè co con quali termini i maestri, che termini usano e che significato danno a questi termini, perché poi ce li porteremo avanti questi termini nel corso dell'insegnamento. Quindi se anche queste parti iniziali sono tutto sommato abbastanza semplici e molto condivise anche da altre scuole di pensiero, ci sono alcune differenze, naturalmente, ma è importante cercare di cogliere bene il senso di quello che andiamo a leggere. Diciamo che abbiamo visto finora che il dolore è quel meccanismo naturale che ci smuove da certe cristallizzazioni, ovvero l'uomo si cristallizza in certe posizioni mentali, costruisce una specie di sovrastruttura alla propria coscienza, che viene chiamato dalle guide io, l'io dell'uomo si struttura rigidamente e poi cerca di mantenere le sue posizioni, cerca sostanzialmente di creare una condizione di vita in cui si trovi abbastanza a suo agio, cerca le sue comodità, cerca di trovare la sua posizione nel mondo, cerca di abituarsi a stare dentro il mondo, ad avere le relazioni in un certo modo e di un certo tipo, nel modo che più gli si confà, e in questa modalità si cristallizza. Quando queste modalità sono soprattutto di tipo egoistico, cioè sono rivolte solo a cogliere un utile per se stesso, questa cristallizzazione viene, non trovando altro modo di proseguire nel percorso evolutivo, perché l'uomo si blocca in queste posizioni, che cosa avviene? Che interviene come dolore, che è l'ultima risorsa della natura per far sì che l'uomo si muova da queste cristallizzazioni, si sposti da queste posizioni per apprendere altri modi di stare in relazione con gli altri e per vivere la sua vita, per stare nel mondo.
E andiamo avanti, quindi da pagina 168, dai mondi invisibili, al primo capoverso che troviamo in alto, superare la negatività. Il naturale trasformarsi delle cose è lento. Esso è un passaggio da grado a grado. Affrettare questa naturale lentezza è creare una reazione che per la sua violenza può abbattere. Il problema per l'individuo non è quello di annullare il male che è in lui. Pensate, non è quello di annullare il male che è in lui, ma è quello di comprendere e superare attraverso una ricerca gli aspetti negativi dell'attività dei veicoli necessari alla sua evoluzione sul piano universale. Allora, intanto, qui si parla di veicoli necessari alla sua evoluzione. I veicoli necessari alla sua evoluzione, abbiamo già visto nelle puntate precedenti, che sono gli strumenti che noi utilizziamo per sperimentare l'esistenza. Questi strumenti sono i nostri veicoli, sono il corpo fisico innanzitutto, che come sapete è dotato di un sistema sensoriale, poi di un cervello dove in qualche modo si radunano le informazioni che arrivano dalle onde sensoriali, poi abbiamo un veicolo astrale che è un veicolo deputato a svelare, a rivelare le sensazioni che poi il corpo fisico sente come sensazioni ed è anche collegato a tutti gli aspetti del desiderio, del sentimento. Questa parte del sentimento si lega in parte anche al veicolo mentale. Mentale, una mente nostra, una mente pensativa, ma anche una mente intuitiva, sono vari livelli della mente, per cui abbiamo un veicolo fisico che è il nostro corpo fisico, un veicolo astrale deputato alle sensazioni e desideri, un veicolo mentale che invece è la nostra mente attiva. Poi c'è anche, abbiamo detto, un veicolo acasico che è l'area della nostra coscienza, quella coscienza che si arricchisce di volta in volta delle esperienze che noi facciamo. Qui viene detta una cosa molto, molto importante. Non si tratta di combattere contro quella parte di egoismo che c'è in noi, anche perché se noi abbiamo una parte di egoismo, questo significa che abbiamo una coscienza ancora poco matura che non è in grado di contrastare i bisogni, le richieste, le attese di questo io, che è molto forte. Queste esigenze sono molto forti e se cerchiamo di contrastarle con la violenza, di imporci qualche cosa per cui non siamo spiritualmente pronti, questo ci può fare del male in realtà. Quello che dobbiamo fare è capire come siamo fatti per permettere a noi stessi di superare queste condizioni, quindi non di combatterle, ma comprenderle e superarle. È una posizione molto diversa questa. L'esistenza evolutiva è simile al movimento spiegato da una teoria come una successione di punti. Se si potessero riunire tutti i punti o momenti dell'esistenza, si potrebbe vedere pressappoco una retta sempre inclinata verso l'alto. Una retta sempre inclinata verso l'alto. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che se noi potessimo rappresentare geometricamente il percorso evolutivo di qualunque persona, noi vedremmo che tutti i passaggi della sua esistenza hanno un significato, sono collegati tra di loro e che il processo è sempre evolutivo, sempre, non è mai in discesa, cioè involutivo, è sempre evolutivo, è sempre una crescita attraverso tutte le esperienze che fa, anche quelle che noi potremmo giudicare negative. Ma tutti noi siamo passati in qualche momento del nostro percorso evolutivo attraverso esperienze negative, anche noi ne abbiamo combinate di tutti i colori, noi, non noi persone di adesso, ma tutta la sequenza di esistenze che una dietro l'altra hanno condotto fino alla nostra attuale incarnazione e quindi nella storia evolutiva di questo essere al quale noi facciamo capo. Ci sono anche le cose che riguardano
guardano persone la cui coscienza è appena in embrione, appena si sta appena costituendo. E quando una coscienza non è sufficientemente costituita, naturalmente che cosa succede? Succede che si esprime in maniera molto greve, molto grezza, molto elementare e si preoccupa esclusivamente di se stesso e poco si interessa agli altri, anzi per niente. Ci siamo passati tutti. Questo è uno dei motivi per cui bisognerebbe fare molta attenzione nel giudicare le persone intorno a noi che secondo noi non si comportano come dovrebbero, come sarebbe corretto per una umanità evoluta. Quindi una retta che è sempre inclinata verso l'alto. Il problema dell'individuo non è quello di divenire, ma quello di essere. Non è quello di conoscere, ma quello di comprendere. Non è quello di sapere, ma quello di sperimentare. Nell'individuo la volontà è la base della potenza, la comprensione è la base dell'amore, la consapevolezza, quella della saggezza. Allora, il problema dell'individuo non è quello di divenire. Guardate che questo è un punto sul quale i maestri torneranno un'infinità di volte. Perché questo? Perché noi viviamo un'esperienza che è un'esperienza esistenziale nella vita dell'uomo, è quella del divenire, cioè noi siamo immersi nel tempo, in un tempo che pare scorrere. Il tempo con il quale noi ci confrontiamo è il tempo di Newton, 1600, cioè è come se fosse un tempo che ha un suo ritmo nel quale noi siamo immersi a vivere. Successivamente noi sappiamo, ci hanno insegnato e spiegato bene i grandi fisici a noi più vicini, a cominciare da Einstein, il quale ci ha dimostrato sia matematicamente che con altri esempi, che non esiste un tempo nel quale siamo messi a vivere, ma che ognuno in qualche modo ha un suo tempo e la fisica più recente, proprio quella più recente, ci dice che il tempo è un'estensione della nostra vita, cioè noi vivendo introduciamo la dimensione del tempo. Vi sto anticipando alcune cose che troveremo più avanti, è molto importante questa questione del tempo, ma il tempo è, come dire, è l'elemento base di quell'esperienza che noi chiamiamo divenire, cioè noi siamo immersi nel divenire, la vita intorno a noi diviene, le ore passano, i giorni scorrono, io compio azioni, per compiere azioni muovo il mio corpo dentro lo spazio in un dato tempo, vado da qua a là. Questo è proprio il divenire delle cose, il procedere delle cose. E la nostra esperienza esistenziale è fatta essenzialmente di divenire. E nel divenire, naturalmente, c'è anche questo, vediamo anche questo percorso evolutivo. Ma loro dicono, il problema dell'individuo non è quello di divenire, ma quello di essere. Perché questo? Perché vedremo com'è cruciale il tema dell'essere in tutto l'insegnamento del Cerchio Firenze 77. L'essere è la condizione più vicina alla nostra realtà. Noi sperimentiamo questo essere continuamente, ma lo sperimentiamo divenendo. Abbiamo una modalità per cui non riusciamo a cogliere l'essere nel momento presente, perché ogni momento che cerchiamo di afferrare immediatamente sfugge e siamo nel momento successivo. Quindi, il problema dell'individuo non è quello di divenire, ma quello di essere, fondamentale. Non è quello di conoscere, ma quello di comprendere. Qual è la differenza tra conoscere e comprendere? Conoscere è avere una conoscenza delle cose, comprendere è averle fatte proprie, come se fossero diventate parte di sé. La comprensione è molto più intima della conoscenza che è più intellettuale. Non è quello di sapere, cioè di avere nozioni, è quello di sperimentare le cose. Io so che quel pasto cucinato così è molto buono, ma se lo sperimento ne faccio un'esperienza completamente altra. E poi aggiunge nell'individuo la volontà è alla base della potenza, quindi ci sta dicendo che noi esseri umani abbiamo anche questa caratteristica che nel mondo animale e nei mondi ancora prima che abbiamo già visto nelle puntate precedenti, il mondo
digitale e via dicendo, non c'è la volontà. A un certo punto la volontà diventa una qualità di una coscienza che comincia a essere un pochino matura e che si introduce attraverso la volontà la possibilità di raggiungere degli obiettivi, la potenza come potere di fare delle cose. La comprensione è la base dell'amore, perché comprendendo veramente come è fatto tutto questo mondo nel quale viviamo, veramente si procede nell'amore. È inevitabile capirlo perché quando c'è la comprensione, come dire, si scappa fuori dall'idea che l'amore è una cosa bella, che bisogna dare agli altri, è più un concetto. Alle volte qualche cosa che si sente anche con la pancia, ma poi diventa un fatto di comprensione talmente radicato che non viene neanche vissuto più come amore. È semplicemente ciò che è amore in se stesso, senza che debba essere connotato da tutte quelle cose che noi aggiungiamo all'amore, alla caratteristica dell'amore. La consapevolezza è la base della saggezza. La vita, dice il maestro, è un processo di miglioramento attraverso una scelta continua. Guardate qui, il problema di queste cose così semplici è che sono di una densità, infinita. La vita è un processo di miglioramento attraverso una scelta continua. Processo di miglioramento. La vita che tutti noi stiamo vivendo è questo. Siamo qua perché stiamo, a fare proprio questo. Siamo qua perché siamo dentro un processo di miglioramento e ogni minuto, ogni giorno, ogni cosa che ci succede, che ci mette a confronto con la vita, ci migliora perché ci fa sperimentare alcune cose. A volte ci fa soffrire molto, chiudere, diventare anche cattivi. Dice, ma questo ti migliora? Certo, perché da quella condizione nasce una reazione che ti porta a sperimentare qualche cosa. Innanzitutto la tua sofferenza ti fa scoprire che cos'è quella sofferenza e quando la vedi in un altro sai di che cosa si tratta, no? E sono tutte cose che se le sai perché le hai vissute, sono una ricchezza, sono qualcosa che si aggiunge alla tua maturazione di coscienza, proprio a crescere la coscienza. L'uomo scegliendo l'irreale, l'uomo scegliendo l'irreale, ciò che non può appagarlo, soffre e impara così una lezione tanto triste quanto utile. Impara a discernere il reale dall'irreale. Ciò che desta in lui la divinità da ciò che lo conduce lontano e lo illude. E alla luce di questo discernimento acquisito, disciplinerà i suoi desideri, distruggendo il suo desiderio egoistico, perché l'egoismo è una irrealtà. Ah, veramente, per ogni piccolo paragrafo ci sarebbe da aprire un tema enorme. Allora, l'uomo sceglie l'irreale, lo facciamo continuamente. Più avanti cominceremo a focalizzare bene che cos'è questo irreale, cos'è la irrealtà. Intanto lo dice in fondo, l'egoismo è una irrealtà, ma è una irrealtà perché l'egoismo è focalizzato sulla soddisfazione di bisogni di una sovrastruttura che nasconde il sentire, nasconde la coscienza. Questa sovrastruttura è l'io, i bisogni dell'io. L'io fa di tutto per realizzare questi bisogni, per raggiungere le sue mete, i suoi obiettivi e lo fa quindi occupandosi essenzialmente di se stesso. Vive nell'egoismo. Questo egoismo è una irrealtà, anche per il semplice fatto che è la produzione della ricerca di una sovrastruttura inesistente. Perché l'io, soprattutto nella sua fase più embrionale, è un portato della mente dell'uomo. Io e mente, per una grande parte, un tratto del percorso evolutivo dell'uomo, l'io si identifica con la mente e viene utilizzato lo strumento mentale dall'io
proprio per raggiungere i propri obiettivi egoistici. Quindi che cosa fa l'uomo? Sceglie l'irreale, con l'egoismo, sceglie l'irreale, soffre, attraverso questa sofferenza impara quanto sia sbagliato condurre la vita in questo modo. E quindi impara a discernere ciò che è reale da ciò che non è reale. E quindi impara a discernere ciò che desta in lui la divinità da ciò che lo conduce lontano. Inizialmente, per tanti uomini che si occupano, anche oggi, ne vediamo tanti, tra virgolette, inevoluti in giro, che hanno dei comportamenti proprio, ma non per giudizio verso di loro, è solo che è la loro fase evolutiva, no? Loro non hanno nessuna attrazione verso una dimensione divina, non si pongono neanche il problema, non fa parte delle questioni che si pongono. Magari sono degli ottimi, che ne so, commercialisti, avvocati, non so, dico categorie qualsiasi, anche psicologi, ci metto anche quelli, che si occupano di tutto che ha a che fare con la carriera, con il raggiungimento di obiettivi materiali, di soddisfazioni personali, di riconoscimenti e di soddisfazioni che lo facciano sentire bene come io, ma non hanno nessun interesse per una dimensione altra, no? Ecco, vivendo una vita in questo senso, perdono di vista ciò che è importante e poi si confrontano con il dolore che li riporta a riconfrontarsi con qualche cosa d'altro. È come una sveglia piuttosto dura certe volte. Così, a poco, dice il maestro, l'uomo si libera dall'illusione, che è una forma di evasione creata dal desiderio egoista che cerca conforto. Pensate com'è semplice questa cosa. Il nostro desiderio egoista che cerca conforto e crea, per cercare conforto, una forma di evasione, che è l'illusione nella quale viviamo. Avere tanti soldi, una bella macchina, fare viaggi, essere vestiti in un certo modo, ma tutto questo mondo che creiamo e poi dopo rinforziamo la nostra idea che sia giusto il mondo così com'è, perché giustifichiamo tutte le cose, ma se noi facciamo questo, ci sono le industrie, la gente lavora, circolano soldi, no, tutte queste cose che immersi in questa illusione ci sembrano anche avere molto senso. E su questa via l'uomo procede al raggiungimento del puro essere, che non conoscendo le barriere della separatività, ha raggiunto la pienezza dello spirito. Anche qui si è usato un termine, le barriere della separatività, no? Non conoscendo le barriere della separatività. Perché laddove c'è egoismo, laddove prevale l'io, il punto più importante, più evidente per ognuno di noi e che ognuno di noi qua, io, voi, tutti quanti possiamo sentire è questo senso che pervade tutta la nostra vita, che è il senso di separatività. Noi ci sentiamo separati dagli altri. Già ci sentiamo un po' separati dalle persone che amiamo. Se le amiamo veramente ci vorremmo anche un po' fondere. Però non è possibile perché c'è la limitazione, il confine corporeo che ce lo impedisce. Ma tutti gli altri che non fanno parte del nostro, come dire, ristretto cerchio di persone amate, tutti gli altri sono altro da noi, sono separati da noi. E noi viviamo la nostra vita anche in conflitto con loro, o sfidandoli, o cercando di superarli, o comunque tenendoli a distanza, guardandoli o con sospetto, anche con compassione, alle volte, ma loro sono loro e io sono io. Questo senso di separatività ci accompagna sempre. Guardate che non conoscendo le barriere della separatività, il puro essere raggiunge la pienezza dello spirito. Il puro essere ha raggiunto la pienezza dello spirito perché non conosce queste barriere della separatività. Quella è il punto di arrivo. Non ci riguarda perché noi continuiamo a sentirci separati, ma possiamo immaginare che cosa sia questa esperienza. Quando l'uomo è incarnato, non si accorge di imparare tante esperienze.
concentrato com'è su quella che lui dice essere la sua infelicità, preso com'è dal meccanismo della vita, l'uomo travolto dalla vita che corre. Quando trapasserà, comprenderà appieno l'utile che egli ha tratto incarnandosi, cioè talmente occupato dentro questa corsa frenetica della vita, che la vita corre, 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 a un certo punto finisce quando la vita così come la conosciamo noi, da incarnati, termina, a quel punto da disincarnato potrà guardare quello che è accaduto. E capisce allora che senso ha avuto tutto questo percorso che ha fatto. Solo allora si svolgeranno nella sua mente le vicende di quella che fu la sua esistenza ed egli raccoglierà il succo, cioè l'esperienza che porterà sempre seco, cioè con sé. Quindi dopo il trapasso c'è questa, come dire, spremitura, questa raccolta, la sintesi significativa, veramente importante della vita che va ad arricchire quel veicolo acasico parlato a suo tempo, cioè la sua coscienza che si è maturata ancora un po' attraverso quell'esperienza vissuta nella corsa delle azioni, del tempo, dei raggiungimenti e via dicendo. Allora comprenderà quale fu il suo karma, quali le illusioni sulle quali si soffermò. Mediterà su tutto ciò, fortificandosi nell'esperienza che sarà da lui assimilata. Quindi quella fase là veramente significativa perché lì si raccoglie il senso di quello che è stato l'esistenza per come si è svolta. Vedo che si aggiungono amici, li saluto a tutti, Fabrizio, Amalia. Allora, l'individuo, dice il maestro, siamo a pagina 169, l'individuo è unito. Questa è una domanda. L'individuo è unito a delle forme, che vivono nel piano fisico. Che cos'è questo individuo? E qui c'è una definizione. Queste definizioni sono importanti, eh? È una goccia vista convenzionalmente del logos o prima manifestazione nel cosmo dell'assoluto. Di una materia in forme acasiche, di una materia in forme mentale, di una materia in forme astrale, di una materia fisica la quale ha una prima forma. Supponiamo il cristallo, il processo di cristallizzazione. Qui è utile per coloro che soprattutto non hanno potuto seguire le primissime lezioni. Qui c'è un ripercorrere in un altro modo alcune cose che sono già state dette, così si fissano meglio dentro di noi. Allora, l'individuo è una goccia del logos. Che cos'è il logos? Il logos è la prima manifestazione dell'assoluto. Di che cosa? Di una materia in forma acasica, di una materia in forma mentale, di una materia in forma astrale. Perché in forma? Perché più avanti, nello studio, che faremo, io spero che riusciremo ad arrivarci, noi vedremo come c'è una sostanza iniziale, che è quella sostanza da cui prendono forma tutte le cose. È una sostanza che viene definita sostanza divina indiversificata, che è tutta omogenea, è tutta uguale a se stessa. È come dire, coscienza assoluta, amore pulsante, lo possiamo, non so, figurativamente, così proprio per avere un minimo di immagine mentale, possiamo pensare che ne so, all'oceano, alla vastità dell'oceano, che è tutto della stessa natura, acqua, è tutto acqua. Come se da questo oceano poi, enucleando qualche cosa, prendono forma. Sempre all'interno dell'oceano prendono forma le gocce, gocce più piccole, gocce più grandi. Se sono dentro l'oceano, nel momento che sono proprio parte dell'oceano, sono all'interno dell'oceano,
si vedono le gocce, ma noi sappiamo che sono un numero, una quantità innumerevole di gocce costituiscono l'oceano. L'oceano è fatto di gocce. Grandi, piccole, ma insomma, gocce, gocce d'acqua. Gocce d'acqua. L'oceano è fatto di gocce d'acqua. E non le vediamo quando guardiamo l'oceano, le gocce, ma sappiamo che ci sono. E l'oceano senza quelle gocce non esisterebbe. Una quantità innumerevole, non si possono contare quante sono le gocce dell'oceano, tutte queste gocce fanno l'oceano. È un pensiero, come dire, pensiero che può anche sconvolgere un po', pensare che noi siamo come delle gocce dentro un oceano. Perché, dico, se andiamo alle estreme conseguenze di questo, perché può sconvolgere? Proprio perché quelle gocce si sentono separate, ecco il senso di separatività dalle altre gocce, ma non lo sono, e sono parte di quell'oceano e lo costituiscono. E ognuno di noi è una di quelle gocce. Ci entreremo dentro questo discorso. Supponiamo il cristallo, dice il maestro, il processo di cristallizzazione. Il processo di cristallizzazione è quando si forma il cristallo, no? Non so se vi è mai capitato di vedere il cristallo di neve che si forma, cioè proprio è come qualcosa che prende vita, cioè ha un attimo di vita, ha un frammento. Riportatevi per spettacolarità della cosa ai primi vagiti di questo pianeta, alle prime cristallizzazioni, cioè quando la temperatura del globo cominciò a scendere e si ebbero le cristallizzazioni. Voi sapete che si possono avere diverse cristallizzazioni, quella più semplice è per evaporazione lenta di una soluzione in cui sia stato sciolto sale. L'altra è in seguito ad una fusione, ad esempio un metallo o un metalloide portato alla temperatura di fusione e quindi lasciato raffreddare in determinate condizioni, cristallizza. Un processo che noi conosciamo chimicamente, se avete studiato chimica a scuola, probabilmente l'avete osservato, lo conoscete. Allo stesso modo avvennero le prime cristallizzazioni sul pianeta Terra. Questo processo della cristallizzazione, avvenuta primitivamente da temperature di fusione a temperature inferiori, rappresentò sulla Terra la prima forma o le prime forme di vita. Perché quando avviene la cristallizzazione, in quel momento avviene qualcosa, accade qualcosa, è un processo di vita quello. A questi cristalli che si formavano erano unite, collegate le individualità, le quali un giorno saranno o sono state degli uomini. Comincia così la storia degli uomini, del mondo. Comincia così. Comincia con un frammento infinitesimale di vita nel processo di cristallizzazione che genera poi un cristallo. Materiale, che una volta che è avvenuto il processo di cristallizzazione, lì la vita non c'è più e c'è l'oggetto materiale. Questo è un barlume di vita. Ma perché dicono questi maestri? Perché, come abbiamo visto, si passa da una condizione di vita come quella della formazione dei cristalli, quindi dal proprio materiale, dal mondo vegetale attraverso tutte le varietà del mondo vegetale, quindi forme di vita vegetale sempre più articolate e complesse al mondo animale. Nel mondo animale ci sono le forme di vita proprio di base, basilari, l'ameba, proprio anche il virus, non così semplici, già abbastanza articolate, i batteri e via dicendo, e poi dopo ci sono le forme, no?
importanti, perché poi si arriva ad animali veri e propri, insomma, tutto quello che abbiamo già visto nei capitoli precedenti, per arrivare fino a un certo punto di coscienza che si arricchisce sempre di più di esperienze alla vita dell'uomo, dove c'è l'autocoscienza, dove arriva invece dove c'è un passaggio ulteriore, cioè una coscienza che riflette su se stessa. Allora, che cosa accade, dice il maestro? Questo processo, essendo legato per via magnetica o per una qualche via alle altre materie che circondano l'individuo, l'astrale, la mentale, la casica e via dicendo, procura ad esse una vibrazione. E poiché il processo della cristallizzazione è un processo che dà una vibrazione lenta, vibra per la prima la materia del piano immediatamente più denso, l'astrale. Quindi, che cosa ci sta dicendo qui? Noi abbiamo visto che ci sono materie del piano fisico, la materia del piano astrale, la materia del piano mentale, la materia del piano akashico. Abbiamo visto che c'è una forma di vita nel momento del processo della cristallizzazione dove c'è una vibrazione. Questa vibrazione organizza materia sul piano fisico, ma la vibrazione della vita con cui organizza quella materia sul piano fisico fa vibrare anche tutte le altre materie intorno a sé. Le altre materie intorno a sé sono quelle via via più sottili, quelle immediatamente più dense, l'astrale, quella dopo l'astrale, il mentale, e poi c'è quella della coscienza, che è quella del mondo akashico. Quindi tutta questa vibrazione è come una vibrazione che si allarga intorno ad ogni espressione di vita. Supponete di avere diversi diapason, ognuno di nota diversa. Se voi con un altro diapason producete una nota bassa, vibrerà il diapason che ha questa nota bassa. Allo stesso modo, nel processo vitale della cristallizzazione, la prima materia che vibra è l'astrale. Passano milioni di anni. L'individuo è collegato sempre a nuove forme di vita, le quali producono vibrazioni un tantino più sottili, finché la materia astrale, in seguito a queste vibrazioni, è completamente organizzata. Non la materia di tutto il piano, ma la materia astrale di cui è dotato l'individuo o un individuo. Via via, le varie materie di cui sono composti i piani di esistenza si organizzano. L'individuo, come già si è detto, diviene sempre più capace di esprimersi, ma solo allorché si costituisce la mente, l'individuo ha il senso di individualità e si sente distinto da tutto quanto lo circonda. Quindi, quello che ci è stato qui rapidamente descritto dalle guide è quel processo di cui abbiamo letto nei primi capitoli, in cui noi possiamo vedere proprio come nasce un cosmo, come nascono le materie, ma lo vediamo dal punto di vista, che è un punto di vista spirituale, non è, come dire, un documentario scientifico. È la parte della forma, documentario scientifico, e tutto intorno a quello che ci sta dal punto di vista spirituale, le vibrazioni sottili che si comunicano alle materie sempre più sottili e si organizzano via via veicoli adatti a far conseguire alle creature che vivono la necessaria maturazione di coscienza per procedere ancora nel percorso evolutivo. E più si raffina questa vibrazione, più la materia che entra in consonanza con questa vibrazione è più sottile, fino a giungere alla materia mentale. Quando si organizza la materia mentale, ecco che lì c'è stato un percorso lunghissimo di formazione, di maturazione di coscienza, milioni di anni, dicono le guide, si giunge finalmente a qualcuno, uomo, che può ragionare su di sé e che si sente individuo, sente di
riflettere su se stesso, si sente individualità, comincia a sviluppare quel senso di separatività di cui si parlava prima. Senso di separatività che è indispensabile per tutto il primo percorso evolutivo da uomo e poi è indispensabile per superare se stesso rispetto a questa condizione, per abbandonare a poco il senso di separatività e cominciare a sentire, a sentirlo attraverso anche la mente, un senso di unità con tutto quello che lo circonda. Processo lunghissimo, esistenza su esistenza. Via via che le materie di cui sono composti i piani di esistenza si organizzano, l'individuo, come già si è detto, diviene sempre più capace di esprimersi. Pensate per esempio a come si esprime una pianta. La pianta si esprime con le foglie che ciondolano quando sente la siccità o le foglie belle, verdi, brillanti, turgide che si alzano verso l'alto quando invece hanno l'umidità giusta, no? Ma è un'espressione molto limitata, non c'è movimento nella pianta, le radici là dove ha, non è che se ne va in giro, no? Per esempio. Gli animali invece hanno la possibilità di movimento, di farsi le tane, di allevare, accudire i piccoli, no? È già tutta un'altra espressione, molto più evoluta, ma l'espressione più evoluta di tutte è quella dell'uomo. E l'uomo a quel punto sviluppa questa capacità, la capacità di riflettere su se stesso e di sentire che tutto quanto lo circonda non è lui. Però questa stessa mente, dice il maestro, conducendo ad una maggiore evoluzione, è un mezzo attraverso cui l'individuo acquisisce la certezza, l'esatta consapevolezza di essere uno con tutto quanto lo circonda. E questo avviene quando vibra ciò che sta alla radice dell'individuo e alla radice di tutte le cose, l'unica base su cui poggia tutto l'emanato, la goccia o scintilla divina. Quello che ha accompagnato tutto questo percorso di innumerevoli forme di vita, questo percorso evolutivo è incredibile, entusiasmante, è la medesima cosa, una goccia del divino che abita ogni uomo, ogni essere, ogni sentire, anche il più piccolo, il minuscolo, l'atomo. Accompagna questa esperienza la scintilla divina. Perché? Che cos'è quella scintilla divina? È quella goccia dell'oceano, quella goccia lì dell'oceano. Siccome ogni goccia dell'oceano si ammanta di una serie di esperienze, senza sapere di essere goccia di quell'oceano, e inventa per sé tutto un mondo illusorio di vissuti, di cose che accadono, e in realtà è goccia, ha dentro di sé quella stessa natura divina che è la coscienza di tutto, che permea tutto quanto, la coscienza assoluta, no? Ce l'ha in sé. L'uomo attraverso questo viaggio, e l'uomo è la parte più consapevole di tutto questo percorso evolutivo, l'uomo a poco scopre che lui non è separato da tutto quanto esiste, ma è una goccia di quell'oceano e è indistinguibile. Quindi è oceano, senza saperlo. Essa è appunto il centro comune di tutti coloro che sono nella manifestazione. Quando un individuo giunge ad avere contatto con questa base comune e divina, allora ha la netta certezza di far parte di un tutto uno, legato strettamente e unito. E anche se noi lo siamo da sempre, cioè la cosa bella di tutto questo discorso è che noi siamo, quando cominciamo a sentire questo bisogno, questa urgenza di avvicinarsi al divino, lo cerchiamo, cerchiamo il divino dentro, fuori di noi e non sappiamo che lo siamo già, che siamo già quella goccia di quell'oceano, che siamo già dentro l'oceano divino, ne facciamo parte, non siamo altro che quello. Nel momento in cui scopriamo, lo sentiamo, non più come sapere, ma come sentire, come comprensione, come esperienza,
E beh, lì è fatta. Lì sappiamo che cosa siamo. Sentiamo che apparteniamo a quel tutto, che siamo uno con quel tutto. Questa scintilla è sempre presente, dice il maestro, perché anima le varie forme di vita. Dà vita alla stessa individualità. Non è che giunga in un secondo tempo, è sempre presente nell'individuo, ma deve essere ritrovata. L'uomo la ritrova attraverso una mente cosciente, consapevole di quello che è, mentre la pianta non è consapevole di se stessa. Cioè l'individuo deve, attraverso la propria evoluzione, stabilire il contatto fra la coscienza che si è costituita e la scintilla divina che è alla radice di lui stesso. Nella scintilla divina, che è base, pietra cubica del tutto, è racchiusa tutta quanta la sapienza, la conoscenza, tutto quanto sta alla radice dell'emanato, del cosmo. E una volta che l'individuo è giunto a stabilire il contatto fra la propria coscienza e la scintilla stessa, l'individuo è tutt'uno con quanto può dare questa scintilla divina, con la stessa scintilla, è tutt'uno con la stessa scintilla. Si identifica in quello che è. Questo avviene solo quando l'individuo si pone in uno stato d'animo di intima tensione tale da poterne ricevere gli altissimi impulsi. Essa, scintilla, è la sicura guida, la ferma base sulla quale si svolge e si realizza tutta l'evoluzione. Man mano che la coscienza si costituisce, si espande, si sposta dai piani inferiori sino alla radice dell'essere, il vero sé, l'individuo acquisisce maggiore consapevolezza della sua unione col tutto. Quindi è una progressiva presa di coscienza e di consapevolezza della nostra unione col tutto. È una bellezza questa cosa e finalmente dà anche un po' di significato. Anche un po' di significato a tutto quello che sta succedendo, no? Dà un po' di significato alla nostra vita, dà un po' di significato a questo benedetto Covid e a tutte queste cose che stanno succedendo intorno a noi, cioè tutto quanto ha un significato, un valore, arricchisce una coscienza, la matura, la fa confrontare con le situazioni, aprire sempre di più agli altri, sentire sempre meno il senso di separatività. Quante volte ci siamo sentiti in questi giorni toccati, commossi per le sofferenze di qualcuno, le notizie di quello che accadeva, il dispiacere per altre persone sconosciute, non sappiamo chi sono, e non so, considerazione verso persone che lavorano tanto per aiutarci in queste difficoltà, in questi momenti, tutte cose che non ci sarebbero state senza questa esperienza qua. Direi che alle volte noi abbiamo proprio bisogno vivere certe esperienze intense per vibrare a una certa altezza. Ma per vibrare a una certa altezza c'è stato tutto un percorso precedente. Cioè noi siamo come il punto di arrivo di un percorso lunghissimo che ha portato fino a noi oggi. E noi siamo ancora lontanissimi da questa meta, ma stiamo diventando consapevoli di quello che facciamo. Siamo per strada e ci confrontiamo sulla descrizione di questa realtà nella quale siamo. L'evoluzione della materia, come corre il tempo qua, a proposito di tempo che corre, l'evoluzione della materia, della forma e della coscienza implicitamente ammette per il suo stesso procedere la reincarnazione e la legge di causa e di effetto. Senza queste due ultime leggi sarebbe impossibile non solo l'evoluzione individuale, che è l'evoluzione della coscienza, no? Dei sentire, ma anche gli altri due aspetti dell'evoluzione. Ad esempio, nell'evoluzione della specie, che riguarda la forma, l'ereditarietà non è sufficiente a spiegare le mutazioni genetiche se queste non sono sostenute da mutazioni di carattere psichico. In sostanza, è la psiche dell'individuo che muta prima ancora del mutare del soma, cioè della parte carnale, fisica. E
questa mutazione psichica come può spiegarsi se non con l'esistenza di un quid, cioè di un qualche cosa, trascendente la forma materiale? Questo, animando più forme successivamente, dalle esperienze acquisite, evolve e cerca, attraverso un diverso uso del suo corpo fisico, nuovi mezzi di espressione all'evoluzione raggiunta. Sono tutti elementi evolutivi che, tutti insieme, compongono questo procedere. L'evoluzione non avrebbe senso e continuità senza la legge di causa e di effetto e senza l'esistenza di un quid trascendente la materia, qui chiamato anima, reincarnantesi nelle diverse forme sempre più organizzate e sempre più tendenti ad organizzarsi. Non avrebbe potuto dare vita a ciò che è venuto dopo. Ogni forma, vivendo, ha preparato ciò che veniva dopo, questa crescita, questa maturazione, questo andare innanzi. Osservando i tre regni naturali, minerale, vegetale, animale, è facile scoprire un crescendo nella manifestazione della vita, dal semplice manifestarsi senza possibilità di espressione a forme in cui è palese l'esistenza di sensazioni, ad altre in cui esistono attività mentali, financo intelligenti. La trasmigrazione del quid, di questo qualche cosa, trascendente la materia che sta oltre la materia, nei tre regni naturali, ha per scopo di far acquisire nuovi mezzi di espressione, sensazioni, emozioni, desideri, fino a dare all'individuo l'intelligenza e la consapevolezza di sé, cioè la percezione dell'io e non io. E noi siamo in questa fase, a questo punto del percorso. Siamo qua. Siamo degli esseri che possono distinguere tra io e non io e interpretare la vita in base a questa distinzione. Tale consapevolezza, che non è ancora coscienza, è propria dell'uomo, solo nostra. Il quid immateriale, acquisiti tutti i mezzi di espressione che la trasmigrazione nei tre regni naturali può dargli, apre un nuovo capitolo della sua evoluzione e, prendendo forma umana, amplifica la sua intelligenza e consapevolezza di sé. I tre regni naturali precedenti sono stati necessari, è necessario a quel percorso evolutivo per costituire corpi adeguati a esprimere un ulteriore livello di coscienza. Quindi, prima abbiamo dei centri, vi ricordate, di sensibilità e di espressione. Con l'uomo arriva il centro di coscienza e di espressione. Fino ad allora centri di sensibilità e di espressione. Le piante con le sensazioni di cui parlavo prima, gli animali con tutta la complessità sempre in crescita, fin quando arriviamo a degli animali che potrebbero avere caratteristiche quasi umane, no? Ogni tanto si dice di qualche animale, gli manca solo la parola. Ecco, non gli manca solo la parola, gli manca moltissimo altro, perché gli manca quello che invece l'uomo ha. Io non io, il poter ragionare su di sé, il poter riflettere su se stesso, avere un certo tipo di intelligenza e la coscienza, la consapevolezza di sé. E lì, anche se certi uomini, soprattutto all'inizio del loro percorso da uomo, nelle prime esistenze da uomo, hanno comportamenti addirittura peggiori di certi animali invece che vivono accanto a noi e che noi conosciamo, però hanno questa differenza che l'animale anche più evoluto non ha, ed è proprio questa coscienza di sé. La coscienza di sé che poi matura attraverso le tante esperienze, attraverso i tanti errori che servono le persone a crescere, servono a maturare e a tornare ogni volta sul palcoscenico della vita in veste da uomo sempre migliorato. Durante l'evoluzione umana l'individuo forma la propria coscienza. In altre parole, acquisisce gradatamente quella maturazione interiore che una volta raggiunta
farà di lui un essere in cui la moralità non sarà più un atteggiamento imposto da fattori esterni, ma corrisponderà ad un suo profondo e convinto concepire la vita secondo gli ideali più belli e altruistici che siano mai stati predicati. Pensate, no? Questo percorso che conduce l'uomo finalmente a sentire, ad avere in sé i precetti morali. C'è più bisogno che ci siano delle norme che glieli indicano. È naturalmente così. Dunque, il capitolo dell'evoluzione umana va dalla consapevolezza di sé, con il conseguente sorgere dell'egoismo, alla costituzione della coscienza individuale, cioè al superamento di questo egoismo. La formazione di tale coscienza, che trae quindi origine dal reincarnarsi nelle forme di vita dei tre regni naturali e che si attua gradualmente nella reincarnazione umana, è lo scopo e la meta della ruota delle nascite e delle morti. E qui abbiamo avuto una lineare, chiara, netta, semplice, cristallina spiegazione del significato della vita come esseri umani. Ma l'evoluzione, che si può così suddividere in subumana, tra i regni naturali e umana, non ha termine con la costituzione della coscienza individuale. Esiste uno stadio ulteriore che si può convenzionalmente denominare evoluzione superumana. Cioè, arrivare alla fine del percorso da uomo, quando la coscienza individuale si è completamente costituita e si abbandona il senso di separatività, si smette di reincarnarsi. La successione delle incarnazioni termina, ma non finisce il percorso evolutivo di quell'essere. Prosegue in una condizione che viene qui definita superumana, che è oltre la condizione. L'individuo nel crescente amore al prossimo abbatte le ultime barriere della separatività e si sente unito con tutto il creato. La meta di questo successivo stadio evolutivo si può vedere come la realizzazione della coscienza cosmica. E oltre? Oltre vi è l'identificazione con Dio. L'immedesimarsi con l'inizio e la fine del tutto, con l'eterno presente e l'infinita presenza che trascende ogni cosmo, con la coscienza assoluta, con colui che è. Questa formula, colui che è una formula ricca di significato, la comprensione. Questa brevissima formula, colui che è, arriva a un certo punto di questo percorso che abbiamo iniziato. E per cui la lasciamo così com'è, ma colui che è, colui è scritto con la C maiuscola, colui che è dall'idea di qualche cosa che non diviene, tornando al divenire ed essere, è qualche cosa che semplicemente è. Pulsa pur essendo in una condizione di presenza costante, di onnipresenza, che ha a che fare con un concetto di eternità che affronteremo quando parleremo del tempo, dell'assenza del tempo, del significato del tempo per l'uomo, andando avanti con queste nostre letture. Allora, non so se qualcuno di voi ha qualche domanda da porre. Noi ci fermiamo qua nella lettura perché è molto denso questo, anche se sono le parti iniziali, è molto denso. E poi stiamo per introdurci a argomenti che approfondiscono alcuni punti piano piano,
sempre con molta delicatezza, perché le guide, insomma, sono andate avanti gradualmente, gradatamente, per permettere a questa sparuta pattuglia di ricercatori che neanche sapevano che stavano facendo ricercatori, perché loro erano lì per fare le sedute medianiche, le sedute spiritiche, ma insomma si confrontavano con questi insegnamenti e venivano presi per mano, passo passo, piano pianino, facendo attenzione a dove mettevano i piedi, perché si può inciampare, no? Dentro a queste cose. Ma voi vedete, non so se fate caso, mentre io vi leggo queste righe, dovete pensare che queste le dovete pensare come voci nel buio di una stanza, narrate, non narrate, proprio che esprimevano questi concetti esattamente così come li stiamo leggendo. E viene da lei da dire, ma parlavano come dei libri stampati? Sì, senza libro in mano, perché il libro non esisteva ancora, ma parlavano così queste guide, con questa perfezione dialettica e anche con la capacità di guidare delle persone del tutto ignare di queste materie attraverso temi così importanti, con estrema delicatezza, senza sconvolgere le loro menti, dandogli dei concetti su cui poi si soffermavano, ci tornavano, poi ci ritornavano, e piano piano aggiungevano qualche cosa, poi precisavano meglio un'altra cosa. Questo è un processo che è stato lentissimo inizialmente nel Cerchio Firenze 77, per permettere che si costituisse un gruppo di persone sufficientemente preparato, formato da poter poi affrontare cose più importanti. Noi abbiamo la fortuna adesso di saltare tutto questo processo di preparazione, perché sono state le cose più importanti raccolte dentro questi volumi e noi le possiamo leggere e ragionare e fare tutto il percorso, che è durato quasi 38 anni, 38 anni di super università, noi lo possiamo fare con la semplice e tranquilla lettura nel giro di un tempo estremamente minore, e arrivare a capire alcune cose che i più grandi filosofi che hanno abitato il nostro pianeta non sono riusciti ad afferrare, nonostante avessero delle menti straordinarie. Bene, vi invito anche a riflettere un pochino su questo. Vediamo un po' che cosa c'è scritto qua, perché ci sono delle domande. Se tutto in essenza, dice Paolo, è divina sostanza indiversificata, questo vuol dire che in ogni luogo, in ogni persona, in noi stessi e in ogni situazione, noi sperimentiamo Dio continuamente. Questa costante consapevolezza, ben radicata in noi, non credi non credi che cambi radicalmente la nostra visione della realtà? Può essere uno strumento utile per migliorare la qualità della nostra vita e quella degli altri? Caro Paolo, credo che potenzialmente lo sarebbe, senz'altro. Ha tutte le capacità di condurre a questo risultato. Ma, come dicevo all'inizio, in realtà quello che ci hanno insegnato, io credo, o perlomeno che io credo di aver capito, frequentando i maestri, l'insegnamento per tanti anni, credo di aver capito che tutto questo è un discorso che vada riportato al singolo individuo, cioè qualche cosa che viene messo a nostra disposizione, ma in realtà a mia disposizione, a tua, Paolo, a disposizione di Serenella, a disposizione di Luciana, a disposizione di Olga, a disposizione di ognuno di noi che si confronta con quello, e ognuno di noi, con quella che è la sua maturazione di coscienza, fa quello che può fare con questo percorso che inizialmente è un percorso mentale, un percorso di, come dire, di conoscenza che in alcuni momenti si trasforma in comprensione e che può sfociare anche in una nuova consapevolezza. Per alcune persone questo è accaduto. Parecchie persone questo è accaduto frequentando gli insegnamenti dei maestri. E sono
sono insegnamenti che passano attraverso la mente, ma vanno a toccare altre parti di noi e quindi aprono a cose nuove. Ma ognuno per se stesso, ognuno come può, ognuno per quanto tempo ci dedica, per la volontà che ci mette, perché abbiamo anche questo aspetto che entra in gioco, per quanto risuona con quello che trova. Quindi è soggettivo. Il discorso che tu fai è generalizzato, il potenziale ci sarebbe tutto, ma credo che debba essere un percorso individuale. Giovi sarà Ah, non so cosa darei per conoscere il succo dell'esistenza proprio adesso prima del trapasso. Mettiti in fila, dici qua. Tutti avrebbero questa curiosità. Dorella, Maria, Rosangela, Nena, Germana. Mamma mia, quanta gente. Va bene. Cari, credo che sia arrivato il momento di salutarci e di riflettere un po'. Vi suggerisco, noi siamo arrivati a pagina 172 del libro dei mondi invisibili, siamo più o meno a metà pagina, riprenderemo da questo punto, mi faccio salutare da lui, dov'è? Eccolo qua, sotto di sopra, qui così, Roberto Setti, era anche un bel uomo, no? Roberto Setti, che è il segnalibro. Quindi lui fa la guardia alle pagine del nostro libro, fin quando non lo riapriamo, fra esattamente una settimana, perché noi ci rivedremo il 18, venerdì 18, ma non alle 21:30, ci vedremo alle 15. Faremo una nuova diretta come questa alle 15, venerdì 18, venerdì della prossima settimana, e poi salteremo a gennaio, vi faremo sapere perché finalmente da gennaio in avanti, insieme ad Anna Tamburini Torre, faremo un calendario dove ci vedremo con una certa regolarità, almeno 2 volte al mese, una volta la sera alle 21:30 e una volta alle 15 del pomeriggio, sempre di venerdì. Però vi daremo un calendario più preciso e ci sarà più regolarità. Così potremo fare uno studio come si deve. Intanto leggete, studiate. Enrico, grazie per la... sono anni che sento gli audio, ma ancora non sono riuscito a scalfire il senso di separatività. Non lo si scalfisce facilmente. Però posso dire questo, che in certi momenti ci può capitare di provare per qualcuno... Per uno sconosciuto di cui abbiamo notizie, un senso di compassione o un desiderio di aiuto. Qui è qualcosa che sta già andando oltre il rigido senso di separatività della persona che è completamente concentrata su se stessa. Va bene, vi ringrazio di essere stati con me stasera, ci vediamo la prossima settimana con chi ci sarà. Caro abbraccio da parte mia, grazie a chi ci sta accogliendo per fare queste nostre letture serali insieme alle voci, ai maestri. Poi mi organizzerò per farvi sentire anche le voci dei maestri. A presto, grazie a tutti.